Ciao e benvenuto ad un nuovo video. Siete mai stati svegli fino a tardi per aspettare Babbo Natale quando eravate bambini? La vigilia di Natale è sempre un giorno emozionante per tutti i bambini che aspettavano di vedere che regali avranno sotto l'albero la mattina dopo. Nel video di oggi vi mostreremo 10 volte in cui Babbo Natale viene ripreso dalle telecamere. Se siete nuovi sul canale, assicuratevi di iscrivervi, premete la campanella e lasciate anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Un piano perfetto. Come tutti i bambini del mondo, questo piccoletto non vedeva l'ora di riprendere Babbo Natale e così aveva sistemato una videocamera in casa. La sua famiglia gli aveva detto di non crederci troppo perché Babbo Natale non è certo facile da catturare. Quindi immaginatevi la loro reazione quando il bambino gli ha mostrato il video. Ha davvero ripreso Babbo Natale che entra nel salotto di casa sua e lascia i regali. E se la reazione sorpresa degli adulti non è sufficiente, guardate quanto è felice il bambino che il suo piano abbia funzionato. Numero 9. Babbo Natale in fuga. Questo video, invece, viene dalle telecamere di sicurezza di una casa di famiglia. La famiglia voleva solo sentirsi al sicuro, non avrebbe mai potuto immaginare di riprendere proprio Babbo Natale. Prima il famoso uomo in rosso se ne sta tranquillo in salotto ad ammirare l'albero e le decorazioni natalizie. E poi, prima di iniziare a distribuire i pacchetti regalo, fa anche un segno di ammirazione all'albero ben curato della famiglia. Ma poi, proprio quando sta per andar via, Babbo Natale sente dei rumori provenire da un'altra zona della casa e va completamente nel panico. Inizia a correre, rincorso, per modo di dire, da uno degli abitanti della casa visibilmente confuso e poi si lancia sotto la poltrona per nascondersi. Numero 8. Un Natale da vloggers. Questo giovane vlogger non aveva idea di cosa stava per riprendere. Era la vigilia di Natale e il ragazzo stava semplicemente facendo un video live per il suo canale YouTube quando ha sentito dei rumori provenire dall'altra stanza. Ancora armato di videocamera, il ragazzo ha deciso di andare a controllare cosa stesse succedendo. E ciò che ha visto gli ha sicuramente fruttato migliaia di visualizzazioni e nuovi followers. Il ragazzo arriva giusto in tempo per scorgere Babbo Natale che lascia di soppiatto il suo salotto. Numero 7. Cosa c'entra Rudolph? Ovviamente sappiamo tutti che Babbo Natale viene a farci visita nelle nostre case quando noi non possiamo vederlo, ma forse è il caso che anche Babbo Natale si aggiorni e si adatti alla tecnologia moderna, visto che ormai viene ripreso sempre dalle telecamere di sorveglianza. Anche in questo salotto, infatti, la telecamera di sorveglianza ha catturato Babbo Natale che entra dal camino, ammira le decorazioni, lascia i suoi regali e porta dentro casa Rudolph. Numero 6. Padre e figlio. Vedere Babbo Natale è il sogno di ogni bambino e a quanto pare questo bimbo aveva studiato con il suo papà un piano per catturare il momento in cui Babbo Natale avrebbe fatto visita alla loro casa. Oh my gosh! Do you hear that? Come on. Quando hanno finalmente sentito dei rumori si sono precipitati di sotto, pieni di speranze, e in effetti sono riusciti a riprendere Babbo Natale che scompariva nel camino in una nuvola di fumo. Wow! Wow! What? Il bimbo era così eccitato che ha chiamato la sua mamma per raccontarle tutto prima ancora che il padre spegnesse il video. When we saw Santa, we saw Santa's writing on the chimney and it burned on fire. Numero 5. La slitta di Babbo Natale in HD. Sappiamo che Babbo Natale va a fare visita ai bambini di tutto il mondo tra la notte della vigilia e la mattina di Natale, e in quelle ore le strade sono piene di telecamere pronte a riprendere la sua fantastica slitta trainata dalle renne. In effetti, internet è pieno di clip del genere, ma dovete ammettere che questa è davvero impressionante. Questo fortunato ragazzo è riuscito ad inquadrare perfettamente la slitta di Babbo Natale sul tetto dei suoi vicini e si vede tutto nei minimi dettagli. È incredibile. Numero 4. Due chiacchiere con Babbo Natale. Se pensate che chi riesce a filmare Babbo Natale sia fortunato, allora impazzirete d'invidia davanti a questo bambino che ha addirittura avuto modo di farci due chiacchiere. Camden! Merry
Merry Christmas, Camden! All'inizio, il piccolo Camden è comprensibilmente emozionatissimo alla vista di Babbo Natale, ma presto i due iniziano a parlare e il bambino si scioglie, e a quanto pare i due diventano amici. You listening? I'm 4. You're 4 years old. Wow! Babbo Natale parla con Camden, gli chiede quanti anni ha, cosa vorrebbe per Natale, e alla fine si accoccolano sul divano davanti a un bel libro di Natale. Ma Babbo Natale non può certo passare tutta la notte da lui. Altre case da visitare, così prima di salutarsi i due si abbracciano. Un abbraccio che il piccolo Camden non dimenticherà mai. Numero 3. È una cometa o è Babbo Natale? Questa clip è davvero magica. All'inizio tutti pensavano che fosse una cometa. Invece era proprio la slitta di Babbo Natale che sfrecciava veloce e brillante nel cielo. Le risate dei bambini entusiasti poi non fanno che rendere questo video ancora più magico. I piccoli non hanno dubbi. È davvero il loro nonnino preferito con la sua slitta piena di giocattoli e le sue renne magiche. Numero 2. Magico Babbo Natale. Con questa clip riusciamo finalmente a rispondere alla domanda che tormenta i bambini di tutto il mondo da decenni. Come fa Babbo Natale ad entrare nelle case di tutto il mondo in una sola notte? Guardate voi stessi, la risposta è molto semplice. Babbo Natale è magico. Numero 1. Un lavoro di squadra. La videocamera del campanello di questa casa ha ripreso l'arrivo di Babbo Natale e del suo fedele Rudolph e, a quanto pare, il loro è un lavoro di squadra. Infatti, all'inizio del video vediamo i due arrivare insieme alla porta. Forse questa casa non ha un camino. Poi Babbo Natale entra e deposita i pacchi regalo, come vediamo dalle clip delle videocamere dentro casa, e quando esce di nuovo, al lavoro compiuto, Rudolph è lì ad aspettarlo. E a voi piace il Natale? Che regali vorreste ricevere quest'anno? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri video incredibili come questo. Alla prossima!